La situazione attuale è quella di un grosso problema del lavoro. Come sapete, il governo sta ancora decidendo se rinviare ancora i licenziamenti o meno, e quindi oltre la pandemia e quindi tutto quello che si è sofferto durante la pandemia, ci saranno anche questi licenziamenti che rischiano di cadere a pioggia e quindi di rendere ancora più difficile la situazione. Naturalmente, come devo dire, questo libro che ho scritto, in realtà l'ho scritto alcuni anni fa ma pubblicato soltanto adesso, parla proprio di questo, cioè parla di come lo Stato a un certo punto dismette anche le sue fabbriche strategiche, anche quelle che dovrebbero essere l'anima, il corpo, il sangue di una città, di una nazione, eccetera, le dismette senza sapere dove vanno e vanno normalmente in cattive mani, nel migliore dei casi a privati che le chiudono dopo aver preso i provvedimenti dello Stato o addirittura in mano alla camorra. Durante la pandemia per qualche momento si era creduto che ci potesse essere un passo indietro, sia rispetto al regionalismo, diciamo, che si è ormai, l'abbiamo visto durante tutta la pandemia, come le regioni ognuna andava per conto suo, sia rispetto a quelle che sono la necessità quindi di creare industrie valide e che non siano neanche, che siano compatibili con l'ambiente, e quindi un esempio che è estremamente attuale.